Ciao a tutti, benvenuti a questo video. Io sono Elvio Rocchi per il blog Spiragli di Luce. L'argomento di oggi è un'affermazione che voglio analizzare. L'affermazione in questione è difficile. Perché voglio fare un video su è difficile? Perché mi sono reso conto a un certo punto che ascoltavo questa frase da tutte le parti. Anche nei commenti del blog, quando si parlava di, non so, cambiare lavoro, la risposta era è difficile, di operare un qualsiasi cambiamento interiore è difficile, rispetto ad altri cambiamenti. In generale, quando si parla di fare qualcosa di nuovo, qualcosa che esce da quello che conosciamo, dalla zona di comfort, arriva la frase è difficile. Allora mi sono chiesto, dato che a me piace pormi delle domande, mi sono chiesto: ma che cosa significa è difficile? E l'ho chiesto ai miei contatti Facebook. Quindi ho ricevuto un certo numero di risposte e la cosa che mi ha stupito è che queste risposte dicevano le cose più disparate. C'è chi diceva che difficile è una cosa che comporta sofferenza. Chi diceva che è relativo al prima e al dopo, cioè prima non lo sai, prima lo devi imparare, difficile, dopo l'hai imparato, diventa facile. Quindi in questo caso sembra legato più al fatto di conoscere, no? Poi c'era chi diceva che quello che rientra nel tuo cammino diventa facile, le cose che stanno al di fuori diventano difficili. Allora io ho chiesto, e come si fa a riconoscere qual è il proprio cammino? E lì è venuto fuori il è difficile. Poi c'è stato chi mi ha fatto notare che la stessa domanda e la difficoltà nel definire difficile faceva vedere che cos'era il difficile. Sono venute fuori delle risposte molto diverse. Cioè questo mi ha fatto intuire che per questa parola che è difficile ci sono tanti significati diversi. La parola è un contenitore, no? È il significante, ma dentro ognuno gli dà il suo significato. Quindi, intanto bisognerebbe, il primo motivo per cui bisogna evitare di dire è difficile è che in pratica ognuno sta dicendo la sua definizione, che in questo caso è molto labile. Io dico difficile e mi illudo che con questa parola tu mi capisci, ma in realtà abbiamo due concetti che potrebbero essere molto diversi. Quindi, il primo motivo per cui non ha molto senso dirlo è che è un contenitore grande che contiene tantissime difficoltà diverse. Quindi, se proprio uno volesse superare una difficoltà, è meglio che spieghi esattamente in cosa consiste. Dire è difficile in modo generale non aiuta a realizzare i propri sogni e i propri progetti, anzi. Il motivo numero due per cui non aiuta è una cosa molto semplice, e cioè che è inutile. Quando io dico è difficile, questo è abbastanza ovvio da vedere, no? Non sto apportando nulla alla soluzione del problema. Qualcuno mi potrebbe dire, beh, ma questo è scontato. Secondo me non è così scontato, perché provate a farci caso. Io lo vedo perché il mio blog parla di argomenti legati alla crescita, quindi vedo la quantità di volte che viene detto è difficile. Se tutti sapessimo che è inutile, perché dire una cosa inutile? Veniamo ora al terzo motivo. Il terzo motivo è che non solo è inutile, ma è controproducente, è dannoso. E il motivo lo possiamo trovare nella legge di attrazione. Sappiamo che ci dice che quello che arriva nella mia vita lo fa per risonanza con quello che io sono, cioè io vibro in un certo modo con tutta la mia storia, i miei pensieri, le mie emozioni e il mio inconscio, e questo fa sì che io crei un certo tipo di realtà. Allora, proviamo a pensare, dire è difficile. Che cosa attira? Attira una difficoltà. Che poi per qualcuno sarà il non conoscere, per qualcun altro sarà la sofferenza, per qualcun altro sarà non essere nel proprio cammino, ma fatto sta che tutto quello che hanno in comune queste definizioni è un limite. Al di qua,
C'è quello che io sto già facendo e quello che già sono, e al di là c'è qualcosa che io non sono e che definisco difficile. Quando io lo dico, siccome la parola crea, sto creando questa difficoltà. Quindi, questo è il terzo motivo e l'ho lasciato per ultimo proprio perché è il più importante, nel senso che è il più insidioso. Per realizzare un progetto, cerchiamo di non mettere altre difficoltà rispetto a quelle che ci sono. Quindi il primo motivo è il fatto che ognuno ha la sua definizione, quindi è inutile dire in modo generico è difficile perché è come se non stessi dicendo niente. Il secondo motivo è che è inutile, cioè non mi porta verso la soluzione del problema, verso il raggiungimento del mio obiettivo. Il motivo numero 3 invece è il più potente, secondo me, crea una difficoltà. Attraverso la legge di attrazione, quando io dico che è difficile, attraggo una difficoltà. Ed è quindi meglio, se vogliamo realizzare i nostri sogni, se vogliamo realizzare i nostri progetti, se vogliamo creare qualcosa di diverso in noi, evitare di dirlo. Con questo è tutto. Io vi ringrazio di essere stati qui, Elvio Rocchi, per il blog Spiragli di Luce. Arrivederci al prossimo video spiraglio.